benvenuti o bentornati sul mio canale. Pronti? Partenza? Via. Allora, guarda che faccia. Allora, io appena mi sono appena struccata perché ho fatto un make-up per un contest che non penso di vincere, però partecipiamo. È organizzato da questo brand Sinful Ecos, se ve lo ricordate, ho ricevuto la palette dal giveaway. Ed è questa qui che è arrivata smarmellatissima, che non posso manco piegare. E ho fatto un look con questa e devo dire che non è male per niente. Molto 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 polverosi i matte, ma non so se perché sono stati un po' messi alla prova dal viaggio o perché è proprio così la formula, devo dire la verità. Ma io non ho detto chi sono. Salve, sono Giusy, non mi è parsi se vivo ad Amsterdam. Sono Giusy. Faccio la makeup artist e quindi per lavoro, cioè no, ogni tanto pubblico sui social la mia passione, no, proprio sempre, infatti domani. Aspetta, volevo far vedere questo che praticamente mi è stato inviato da, sempre nel giveaway, da Beauty Moon Cosmetics ed è, boh, ed è un pigmenti glitter, non lo so. E questa roba qui. Madonna, che cos'è? Questi mi sa che me li metto. Bene. La magia, della polvere, il pigmento in polvere libera. Anche un po' glitter house, devo dire. Allora, questi si sistemano già da prima che diventasse famoso. Truccarsi sui social. Allora, questa frangia non si vuole. C'ho il ventilatore che mi fa smuovere il ciuffetto e io prepariamoci insieme. Mentre ci prepariamo insieme, faccio la base e tutto quanto, chiacchiericciamo. Allora, ho finito intanto i fondotinta che avevo riposto in quei contenitori, se non vi ricordate. Allora, due sono andati a male, gli altri due poi li ho uniti, ci ho mischiato, ho fatto un mischione e ho finito tutto. E base estiva, dai, base estiva. Facciamo la base estiva utilizzando, non lo so, non lo so, non ce l'ho una base estiva, ma sì, utilizziamo questo di il Tinted, oh, esso tremarella, Tinted Serum di Catrice, però lo mescoliamo con qualcosina di un po' più. Vediamo un po' cosa ci abbiamo qua da finire. Sì, no, questo, no, poi non diventa più base estiva. E no, niente, non lo mescoliamo con niente. Facciamo così, tinted. Ci tingiamo. Ah, forse ci mettiamo un po' di bronzing. Questa è in pompetta, mi raccomando. So che ci hanno fatto vedere così, che si mette la pompetta sulla faccia, ma per favore non lo fate. Poi spremo un po' di questo robo che non finisce mai. Quanti anni ce l'ho sto coso? Holiday Skin Serum Bronzer di Catrice, non lo so, dura 5 milioni di anni. Poi faccio così, ovviamente mi sono lavata le mani e poi faccio così. Dio, Giusy, ma si può fare? Sì, si può fare! Guardate quanto è bianchiccio quello con tutto che ci ho messo. Allora, così, ragazzi, truccavamo quando eravamo giovani noi, millennials. Non so i boomer come si truccavano. Mi ricordo mia madre, forse non si è mai messa fondotinta. Vabbè, tanto anche le labbra. Allora, di cosa parliamo? L'altro giorno ho visto un video di Charlie O e sai, comunque c'ha argomentazioni interessanti, ma uno può piacere o no l'esposizione, eccetera, eccetera. Però alla fine almeno porta un attimo di una roba che uno riflette un attimo, dice, ah, però vedi, così. Mi ha fatto, vabbè, ovviamente, ovviamente, no, niente, mi ha fatto pensare, riflettere l'argomento che
sta a parlare. Non mi ricordo da cosa si è partiti. Però a un certo punto io devo finire sto concealer di Rimmel. Quindi preparatevi. A un certo punto e il pastone, eccolo qua. Dice, ma perché ne metti così tanto? Perché deve finire! Però mi sa che è quasi finito, sai? Deve finire! Sì, lo metto proprio come farebbe una social in creators first part. Quindi si parlava in questo video di quanto è faticoso essere un content creator, però sempre in modo molto rispettoso, no? Perché comunque lui diceva: vabbè, io lo so che i lavori duri sono altri, non è che ci svegliamo e andare in miniera, però dovete sapere che comunque svegliarsi e pensare che comunque si debbano realizzare ogni giorno dei contenuti diversi, che poi non è come gli influencer, perché gli influencer, vabbè, mo praticamente vi sto a fare il riassunto del pensiero, però come dire, sì, per farvi capire da dove è partita la mia riflessione, no? Perché, ok, l'influencer si sveglia, ti fa vedere lui come vive e tu, preso dalla voglia di vivere un po' come vive lui, te compri, che ne so, la collanina che indossa e le mutande che porta, eccetera, no? In questo senso lui comunque influenza i tuoi acquisti, influenza la direzione del tuo denaro più che altro, no? E invece, giustamente, il creatore di contenuti, in teoria, che cos'è? È un mestiere che in realtà esiste da tanto tanto tempo, no? Madonna mia, sto concealer è mortale. Esiste tanto tanto tempo come mestiere, perché comunque anche un grafico, un illustratore, un pittore, un musicista, un poeta, uno scrittore, tutti questi mestieri. Dove tu crei, no? Tutti questi mestieri creativi, chiamiamolo così, prima si portava a dire che eri un creativo, ok? Mamma mia. Sono il ghost, il fantasma. Ma andiamo avanti, continuiamo così strong, strong senza motivo soprattutto, che è la cosa fondamentale. Vediamo se c'ho qualche robetta strong da usare senza sempre alcun motivo. Vediamo un po'. Madonna mia, cioè sti blush non finiranno mai, tiramolo fuori. Dai, tiriamo fuori sto blush. Bronzer, ne abbiamo, bronzer. Abbiamo solo questo di Charlotte. Dai, su, tiriamo fuori il bronzer. Questo di She Glam, o no? Sì. E quindi, il punto qual è? Il punto che, cioè, sti mestieri così erano un po' definiti, si racchiudevano in questa nicchia di lavori creativi, no? E in questi lavori creativi c'era lo stesso disagio, perché comunque, allora, queste sono così passi che sto facendo a caso, senza, cioè non mi importa della resa, non mi importa della durata, perché devo andare veramente tipo supermercato e torno a casa, quindi faccio le cose a cavolo, non imitatemi, non imitate nulla di quello che sto facendo, è tutto sbagliato. Comunque, dicevo, tu te dovevi svegliare la mattina e dovevi sbarcare il lunario, nel senso che tramite la tua creatività dovevi portare a casa il risultato. Usiamo questo che sta per finire. Sì, peccato, Pinconi. Mamma mia, che disagio. E infatti, pure il fotografo, per esempio. Cioè, il fotografo, cioè, non è che la mattina si sveglia e lo chiamano e dicono: ah, dai, voglio pagare per le foto. No. Il fotografo si deve mettere lì e deve cercare di creare cose che sa che vendono, no? Ma che sto bling bling? Tutto un momento.
E quindi stessa cosa per il grafico, deve procacciarsi i clienti. Quindi io non capisco perché si fa questa specie di come si dice? Cioè, non capisco perché non si creino questi parallelismi, non c'è memoria storica dei mestieri. Cioè, è possibile che uno deve spiegare, oddio, com'è difficile il mestiere dei content creator, perché tu la mattina ti devi svegliare e devi pensare a un contenuto che piace perché alla tua, perché poi ti devi aprire, c'hai la partita IVA aperta e devi campare. Beh, sì, funziona così con tutti i mestieri da freelance. Cioè, anche io ho la partita IVA e devo fare in modo di avere la clientela, perché se no, se no vai a gambe all'aria, no? Cioè, come tutti i mestieri. E questo, come di, un po' ecco, questa è la farina, Erika, attenzione alla farina. Come dire, spero siano video fatti appunto per un contenuto, ok? Non per, cioè, come di, io non posso credere che ci siano queste riflessioni. Onestamente, cioè, è proprio il lavoro, cioè, non lo so, è spiegare una cosa che dovrebbe essere una routine. È vero che comunque, essendo un lavoro nuovo, diciamo così, nuovo, boh, moderno, boh, moderno, magari sì, va spiegato un po' la dinamica della cosa, però, niente, io... Come dire, non mi sembra nulla di così particolare perché alla fine chiunque poi si ritrova in questi settori sa che, sai, tipo ogni giorno un grafico sa che si deve svegliare e deve affrontare i clienti che usano ancora Word e Paint, eccetera, cioè, quindi, insomma, ci sono storie su storie. Ognuno di questi mestieri. Detto ciò, io più che puntare il dito su questo aspetto, punterei il dito su un altro aspetto, che proprio perché adesso il creatore di contenuti è stato riconosciuto dalla massa come un effettivo appunto mestiere creativo, magari bisognerebbe far capire insomma a chi vuole intraprendere questa strada che come in qualsiasi altro mestiere appunto creativo c'è un percorso di studi da intraprendere. Quindi va bene che chiunque può comprare una videocamera o col telefono e fare un video, però poi oggigiorno pretendere che questa dinamica faccia sì che cioè diventi il lavoro della tua vita, io penso che questo non possa essere più possibile. Cioè, io credo che bisognerebbe far capire alla massa che per fare questo tipo di per intraprendere questo percorso devi fare tutta una serie di studi che possono essere, che ne so, vuoi diventare un creatore di contenuti visivo, allora devi studiare insomma la roba, la fotografia, le luci, le videocamere, i suoni. Poi studia marketing, come, cioè, insomma, c'è tutto, penso, come dire.
tutta una serie di studi che uno dovrebbe intraprendere. Come tu, che ne so, vuoi diventare un illustratore e devi studiare, devi andare a cosa, nel senso, a disegnare, devi imparare a usare il software, devi imparare. No? Quindi mi soffermerei più su questo. Poi, se queste persone in primis, discorso generico, non hanno studiato e vogliono guadagnare da quello che fanno, è un conto. E ci sta la doppia fatica, perché tu, mentre produci, devi anche studiare un pochino, perché altrimenti non sai proprio dove mettere le mani, no? Però secondo me, appunto, mi ripeto, è utile dire: oh ragazzi, va bene, volete fare questo lavoro, quindi guadagnare un mensile, soldi che vi permettano di pagare bollette, cioè sappiate che dovete studiare questo, questo e questo, così. Poi ci sta che in tutto il marasma, ma quello faceva il fruttivendolo, è diventato noto sui social. E mo fa quello, sì, però quello poi che ho detto anche nella live, va, essendo, ma in tutti i mondi, no? In tutti i settori ci vuole una gran dose di fortuna, però non si può affrontare la cosa sperando nel colpo di fortuna, ok? Uno studia, lavora, e poi se capita la botta di fortuna, bene, positivo, cioè è un qualcosa, tu ti ritrovi poi oltre la fortuna, ti ritrovi il fatto che sei preparato, no? Aiuto! Questo quanto è bello, quanto è bello! Ah, quindi, aspetta, ce la faccio a truccarmi anche gli occhi? Dai, al volo, volante, occhio volante. Uso questa qua, ho visto che c'ha dei toni nudini, tipo questo, che può essere utile. E quindi niente, quello che dovevo dire l'ho detto, e è polveroso, a me piace, figurati. Quello che dovevo dire l'ho detto, e niente, il mio pensiero è questo, il mio pensiero è questo al riguardo. E mi dispiace che ci sia così tanta disinformazione, chiamiamola così, disinformazione, perché dire: ah, quanto è difficile sto lavoro, tu non puoi capire, io non è che mi sveglia, e cioè questo dovrebbe essere alla base di tutti i lavori. Però purtroppo non c'è, in realtà anche per le persone che lavorano da tanto tempo non c'è ancora una vera conoscenza del settore per poter dare delle direttive. C'è anche chi guadagna facendo, appunto, creando dei contenuti, è ancora un po' tutto molto vago, no? Perché c'è chi guadagna tramite le sponsorizzazioni, chi guadagna perché produce un qualcosa che poi può essere riutilizzato dall'azienda che decide di comprare quel contenuto, e quindi, però io penso che uno debba sempre decidere, deve decidere un settore, non si può buttare così faccio una cosa e vediamo che succede. Cioè, sì, quando sei giovane, non c'hai niente da fare, perfetto, ci sta, il tuo tempo libero lo passi così, poi ci metto sto robo sopra, il tuo tempo libero lo passi così, però quando cominci a fare età e dire: ok, io voglio fare questo nella vita, devi pensare a una strada. Cioè, voglio fare questo, cosa? Oddio, che bello! Voglio fare questo cosa? Voglio fare i video, che ne so, divertenti, voglio fare i video drama, voglio fare, che ne so, i video pubblicitari dei prodotti, voglio realizzare dei video accattivanti per la vendita di un prodotto.
Secondo me bisognerebbe un attimo settorializzare la cosa, perché così è anche più facile per il brand capire verso chi dirigersi, no? Invece adesso che cosa succede? Succede che brand a caso dicono: ah, quello c'ha 1 milione di follower e vende prosciutti, andiamo da lui e portiamogli i prosciutti, che gli altri vedono i prosciutti e vogliono comprare i prosciutti. Non è proprio, cioè, non è proprio così. Se io seguo un canale che parla di make-up e poi questo mi fa vedere un prosciutto, non è che mi compro il prosciutto. Dico, vabbè, forse è il caso di non seguirlo più. Oh, poi nel mucchio ci starà pure chi si compra il prosciutto, eh. Però, beh, niente, però vedi che pensieri profondi che faccio. Ma soprattutto vedi che bello che è sto coso. Questo robo. Io poi perché, cioè, non li uso mai sti cosi sfusi, perché sono belli, però mi piacciono le palette. Insomma, come si chiama? Come si chiama? Certo, nome scriviamocelo, eh. Comunque, Beauty Moon Cosmetics, questo colore qua, bellissimo. Bellissimo, adesso metto anche il mascara. Mascara. Spengo questo, ma non mi si brucia la pupilla. Trema tutto. Bim, bim, bim. Ho lasciato il computer acceso con la chat on. Voi capite che cosa significa? Che c'è il gruppo disagio che disagia. Ed è un continuo bidibim bidibim. Guardate. Io non so come fanno quelle persone che si mettono tutti i giorni le ciglia finte. Io adesso ho messo le ciglia finte per fare la foto di quel look per partecipare al contest. E comunque un po' di colla fastidiosa mi è rimasta. E io, cioè, odio questa cosa. Odio profondamente questa cosa. Quindi secondo me, tornando al discorso di prima e finendolo, sono finiti i tempi in cui accendo la videocamera, faccio vedere che mi allaccio le scarpe e le persone vengono conquistate dal mio essere. Perché? Perché c'è troppa gente che lo fa e la piattaforma non... Non fa girare nello stesso modo la quantità immensa di contenuti che le persone immettono sulla piattaforma e quindi si innescano quei meccanismi, paga se vuoi che il tuo video giri di più, paga se vuoi questo, paga se vuoi quello, paga se vuoi quell'altro ed è per questo che serve studiare un attimo. Per evitare anche di buttare i sorti. Poi c'è stato TikTok che ha fatto rinascere la speranza nelle persone, insomma, nella massa di ah, vedi, posso diventare famoso anche se non so nemmeno pensare una frase di senso compiuto e questo ha fatto un po' ricominciare il tutto, però poi anche lì si è fermata la situazione per lo stesso motivo e punto e a capo. Quindi, regà, ok, va bene sperare. Oh, io ho mosso troppo. Sorry, dico, va bene sperare di essere l'eccezione, eccetera, eccetera, però non. Cioè, non può essere la regola essere l'eccezione, altrimenti non esisterebbe proprio il termine eccezione. Quindi, è così. E questo vale per giovani, vecchi, chiunque decide di affrontare il social. Chissà quante ragazze ci sono. Questo me l'ha regalato Erika di Astra. Carino. Carino. No, perché adesso siete.
Allora, dicevo, sai quante ragazze brave, brave nel senso che se sono comprati il background, se sono comprati la videocamera super wow, la ring light potente, che fanno video di qualità, ci stanno? Tante, come ce ne stanno altrettante scappate di casa, ci stanno state bravissime, che ogni volta dico, ma io non capisco perché, ma quella sì, quella con lì, ma io sono più bella, io sono più brava, io sono più questo, io sono più quello. Ma non è quello. Vabbè, niente, insomma, al momento di polemica e di nonna Belarda se lo siamo fatto, e il make-up l'abbiamo finito, la base è pronta, possiamo dirigersi verso il supermercato. E niente, io vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi ringrazio di essere presenti su questa piattaforma, sui miei social e bla 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 bla, bla. Io vi ringrazio sempre. Vabbè, ma cioè, non è che lo dico così per dire, lo dico sentitamente, però posso capire che è una rottura di scatole sentirlo in ogni video. Quindi ci vediamo nel prossimo video e se insomma volete farvi due risate, iscrivetevi al gruppo Telegram, che trovate tutti i link qui sotto, link affiliati, non affiliati, bla bla bla. E niente, fate i bravi, ma non troppo perché la vita è un mozzico. Ciao. Vecchia.